Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. La partita con la Fiorentina è finalmente arrivata. E poi ci sarà anche una partita di Champions importantissima nella quale andare a fare 3 punti, perché non abbiamo ancora vinto in Champions. Non siamo ancora riusciti a portare a casa il massimo bottino da una partita di Champions. Abbiamo fatto 2 pareggi, certo, contro 2 squadre fortissime come il Tottenham, come l'Atletico di Madrid, ma non abbiamo ancora vinto. I ragazzi sono tutti freschi, sono tutti pronti. Quindi, formazione titolare pronta a scendere in campo in una partita difficilissima contro un avversario ostico. Ma il primo posto è nostro e vogliamo mantenerlo. Ma quanto è bello quel momento in cui ti accorgi che la webcam non sta registrando e quindi stavi parlando al vento. Miglior difesa del campionato, il Sassuolo. E sappiamo benissimo che questi 2 gol presi, tra l'altro, ci stanno ancora qui, soprattutto quello di Hamsik. Mister, concentrato. Concentratissimo. Questa partita ci serve per capire se possiamo arrivare fino in fondo. Però Capitan Tomovic, poi insomma, Bernardeschi, grandissimo nome, insieme a Zielinski, probabilmente l'uomo in più che voglio, Zielinski e Bernardeschi, ricordatemeli per il mercato invernale. Piazza salta Bernardeschi, Bernardeschi lo insegue, Piazza va da Belotti, Belotti si appoggia dentro a Berardi, Berardi riprima a cercare Piazza, Piazza apre tutto, su Pellegrini che si butta dentro, Pellegrini con il petto, se la porta avanti, ancora Pellegrini, va al cross, sul secondo palo dove c'è Belotti, Mattiello, va da Belotti, Belotti è smarcato, Belotti si gira, ancora il Gallo dentro per Berardi, Berardi in area, attenzione, sappiamo che è calcio di rigore, sappiamo che ce li procura, sappiamo che li andiamo a battere, è il Gallo, la va a prendere, il Gallo vuole segnare un gol importantissimo, anche per personalmente, per la classifica cannonieri, ma che fallo è Vesino, ti sarei fatto anche male. Belotti sul pallone contro Dragoschi che abbiamo provato a prendere, il Gallo, Belotti è partito, il Gallo segna, segna sempre lui, il Gallo Belotti sul calcio di rigore, ormai sono suoi, Berardi solo un lontano ricordo, Berardi li lascia lui perché lui è il capocannoniere, è lui che deve bollare, è lui che deve far volare il Sassuolo, ma Berardi e Belotti insieme sono sempre fantastici. 1-0, il Gallo Belotti, secondo gol in campionato. Diavolo, solamente il secondo. Pellegrini recupera un gran pallone, attenzione perché si butta dentro Diawara, si sono invertiti 2, ancora Diawara, vuole allargare tutto, su suo fratello Donsa, va dentro a Berardi, Berardi prova ad andare ancora da Donsa che non riesce a prendere il pallone, ma è un assedio subito dai primi minuti. La va a prendere, neanche a dirlo, il giocatore più forte del mondo, il nostro preferito, Belotti, che allarga lì da Berardi, attenzione perché si butta dentro Piazza, Berardi vuole andare lui, fino in fondo e poi non riesce a saltare l'ultimo giocatore. Adesso è pericolosa questa ripartenza, c'è Piazza, mamma mia che palla di Piazza per Belotti. Ancora il Gallo, vai Gallo, devi segnare, devi segnare. E poi le sbagli, e poi me le sbagli così. Gallo, Gallo, che succede? Che succede Gallo? Questi palloni tu non me li sbagli, anche se tiri col tuo piede non preferito. Però hai incrociato bene, sei stato sfortunato. Piazza, attenzione, dentro per il Gallo che vuole sfidare in velocità Capitan Tomovic e ce la fa, aiutandosi col fisico, resiste anche alla carica, ancora Belotti, sempre Belotti. C'è largo Mattiello, Mattiello va a cercare Belotti, sempre Belotti, è il nostro fulcro di gioco che si appoggia così a Diawara, va ancora da Belotti, dentro a cercare Piazza, tra le linee, Piazza vede il taglio di Belotti, lo serve, ancora Belotti, con il tacco a cercare Piazza ancora. Attenzione, Marco Piazza, lanciato a rete, ancora Piazza, vuole liberarsi, per il tiro c'è il gol di Marco Piazza, fenomeno Marco Piazza, se lo costruisce da solo, va a rubare palla, mentre tutti stanno salendo, ma non si sale a palla scoperta se arriva Marco Piazza così, non si può, Marco Piazza, ai 1000 all'ora, salta tutti, e fa un gol da fenomeno, grandissimo ritorno, grandissimo giocatore, gli abbiamo trovato il ruolo ideale, Marco Piazza, Berardi, Belotti, e chi ci ferma più? La trova Pellegrini, la ritrova Mattiello, fa andare Piazza, Piazza da Belotti, adesso è partito Berardi, manca solo lui negli attaccanti, sul clavellino dei marcatori, ancora Berardi che non riesce a saltare Tomovic, dentro per Diawara che può spingere con queste sue gambone lunghissime, incredibili, ancora Diawara, vuole andare sul secondo palo, dove arriva qualcuno di tutto corso, era Piazza, ma la Fiorentina deve coprirsi e noi dobbiamo fare un cambio, assolutamente, è ora di mettere dentro forze fresche per mantenere il risultato, come al solito fuori Pellegrini, dentro Sturaro, facciamo valere i muscoli, Piazza hai fatto un partitone, adesso facciamo giocare anche un po' Kishna, non sa, ancora cercare Kishna, Kishna in possesso, Kishna la mette per Belotti, è bellissima, mamma mia, il 3-0 del Gallo, il 3-0 del Gallo, alza la cresta, subito così, è un gol strano perché noi di testa ne facciamo pochi,
Ma Kishin ha dato un cioccolatino, poi non esulta nessuno. Esulta te, Belotti! È il 3-0, la tua doppietta! Bellissima palla di Kishin, addormita colossale della difesa della Fiorentina, ma il gallo anche di testa si fa valere. È 3-0, partita chiusa, in cassaforte. Facciamo giocare anche un po' Calabria, che Mattiello è stanco, mettiamo De Sciglio a sinistra, finiamo così i cambi. Toledo arriva fino in fondo, entra in area, serve Babacar, attenzione, Babacar il tiro, Donnarumma, Babacar il palo! A Donnarumma battuto! La Fiorentina che cerca di rientrare in partita, anche molto sfortunata. Adesso la Fiorentina molto portata all'attacco, ancora più sbilanciata di prima. Borja Valero, all'indietro a Bernardeschi. La Fiorentina che ci crede, Don Sa che vuole pressare, vuole prendere questo pallone! E Don Sa ce la fa con le sue leve incredibili. Kishna, ancora Kishna che la perde incredibilmente. Babacar che è stato molto sfortunato pochissimi secondi fa, ma Rugani sbroglia una posizione pericolosa. E poi c'è ancora Bernardeschi che la mette, Babacar con il petto. Mamma mia, è partito Berardi, e noi lo vogliamo servire. Berardi la mantiene in possesso, arriva Belotti, lo riserve, ancora Berardi, vuole andare da Belotti per la tripletta personale. Mamma mia come ce l'ha presa. C'è Belotti dal limite, Belotti prova il tiro da lì, Dragoschi, il tiro di Belotti entra in rete. Non so come sia possibile, ha tirato malissimo e Belotti fa gol. Dragoschi che papera colossale. Non ci credevo neanche io, perché ha tirato veramente male. Si porta a casa il pallone Belotti. Un mostro, una bestia, scarpa d'oro Belotti contro tutti i più forti del mondo. Belotti meglio di Higuaín addirittura. De Sciglio, Sturaro, serve Belotti, forse deviata, no, cos'è successo? Era semplicemente fuori dai pali, che papera incredibile, assurdo. La recupera Diawara, ancora Diawara, vuole andare dietro a Belotti, potrebbe essere clamoroso. 4 gol di Belotti forse. Belotti, la palla che arriva lì, Kishna porta vuota, Kishna questa volta su Dragoschi si supera. Don Sa dentro per Kishna, Diawara con il tacco a cercare Belotti che si gira, ancora Belotti, Dragoschi questa volta lo salva. E finisce qua 4-0 clamoroso. Belotti prende il pallone dal direttore, 6 tiri, 3 gol. Belotti è davvero meglio di Higuaín, del nostro Higuaín dell'anno scorso. Ti posso dire che sarà importante, ma non sarai titolare perché Mattiello è più forte, anche se Mattiello in realtà va via il prossimo anno e sarà subito Champions League contro la Lokomotiv di Mosca. E ragazzi, questa volta i 3 punti li voglio, guardate la classifica dei tabelloni. Questi 3 punti sono essenziali, sono obbligatori. Ed è proprio per questo che faccio giocare comunque i titolari, anche se sono un po' stanchi. Il fascino della Champions, sempre bella. Andiamo a giocare nel nostro stadio di casa, davanti ai nostri tifosi, contro una squadra materasso sulla carta, ma potrebbe riservarci sorprese amarissime. Piazza, vuole tirare da lì Piazza, la palla che arriva Belotti, tira da fuori Belotti, mamma mia, una fucilata da casa sua. De Sciglio si appoggia così a Pellegrini, va dentro a cercare Belotti riesce a servire Piazza in qualche modo, Piazza porta palla, Piazza li salta tutti, ancora Marco Piazza, vede dentro Don Sa, si vuole appoggiare a Pellegrini, che torna da Piazza con il tacco, non riusciamo a concluderla. Piazza, attenzione, riesce a servire Belotti col tacco, Belotti lo stop, il tiro del gallo! Diawara, attenzione, la stoppa lui, all'indietro Don Sa va da Berardi, lo stop, il tiro di Berardi, che attraversa incredibile Pellegrini. Non ci credo, siamo anche sfortunati. Mamma mia, sradica l'ennesimo pallone della sua partita. Ancora Diawara, cerca di servire Piazza da lì, il tiro di... L'avevo visto dentro! Da dove è uscito, Piazza? Tiro fucilata? A un millimetro dal set. Berardi dentro per Piazza che taglia dietro l'avversario. Ancora Piazza, va Berardi, è da solo Berardi. Berardi ce l'ha sul bacino, ma col destro lo infila lui. E se lo merita, perché con la traversa trema ancora. Ma quando entriamo dentro con Berardi, con Belotti, con Piazza, tutto è più semplice, capitano. Esulta davanti ai tifosi, che te lo meriti. Capitano, tu volevi andare via, sei rimasto a giocare la Champions, a fare la differenza, col numero 10, con la fascia. E adesso è tutta roba tua, e adesso è tutta roba nostra. Guardate che bello. Piazza, dentro per Berardi, difesa tagliata come il burro. E Berardi ci va col destro, ci aveva sul mancino, segno di maturità incredibile. Per fortuna che non l'ha sbagliato. 1-0, Domenico, Mimmo, Berardi, primo gol in Champions. Berardi, mamma mia Berardi, con il look, che palla che ha dato a Diawara. Ancora Diawara, in area, va a servire il suo capitano. Berardi non riesce a tirare. Facciamo qualche cambio, è il momento, perché i ragazzi hanno giocato 2 partite intensissime a pochissimi giorni l'una dall'altra. Fuori Diawara, dentro Sturaro, mettiamo dentro anche Robben, gli facciamo fare la mezzala.
al pari di Kishna, che però va a fare il trequartista alle spalle di Piazza, al posto di Piazza. Ariel Robben, mezzala, probabilmente potevo inventarmelo solo io. Berardi, porta sulla squadra, te che sei il capitano, devi far valere tutto, vai dentro da Kishna, che cioccolatino gli hai dato? Kishna, Kishna, proteggila bene, proteggila benissimo, ancora Kishna! Da Mimmo Berardi, Berardi è da solo, ha una prateria, si allunga il pallone, per la doppietta, in Europa, Berardi, il portiere che la prende, e Kishna che non riesce a riprenderla, invece sì, e va a servire Robben, che vuole girarsi, Robben, ancora lui, va da Belotti, ma c'era un compagno messo molto meglio, abbiamo sbagliato, non l'abbiamo chiusa quando potevamo, in questa azione qui, decisiva, Kishna la va a recuperare, Kishna la rimette dentro, e poi non riesce a gestire il pallone, Kishna va a inseguire, Robben riesce a sporcarlo, ancora Kishna, dentro, che pallone a cercare Berardi, è l'85esimo, anzi l'86esimo, possiamo già andare dalla bandierina per far passare qualche minuto, e poi Berardi vede Robben sul secondo, Robben si coordina, non riesce a rovesciare, Don Sa, mamma mia, non ho più fiato per parlare, per fare la telecronaca, devo concentrarmi, Don Sa non riesce a prenderla. Però torniamo seri, perché c'è una ripartenza. Probabilmente al termine di questo episodio della carriera morirò di infarto. La recupera Sturaro, ancora Sturaro, non c'è nessuno e vuole andare lui. Dall'altra parte c'è Belotti libero. Beh, vabbè, andiamo incontro al pallone però, Mimmo. Anzi no, mamma mia, non so più parlare. Robben, è il 90esimo, vai dalla bandierina. Vai dalla bandierina, Arjen, proteggila, tienila lì, ancora, puoi girarti, la metti per i compagni, per Kishna, che fa la sponda, Berardi! Con la rovesciata è finita l'azione, posso respirare. Finisce anche la partita. Abbiamo vinto 1-0. È pochissimo, ma va bene così. Guardate i tifosi che esultano di gioia. Il capitano che va a abbracciare Kishna è contento. L'ha risolta lui. La prima vittoria in Champions League nella storia del Sassuolo. La firma il capitano Mimmo Berardi, che è rimasto controvoglia. Ma adesso festeggia con i compagni. È felice. È un leader insieme al Gallo Belotti. Eccoli qua. Ebbene sì, ragazzi. 5 punti. Tottenham e Sassuolo, Atletico 3, Lokomotiv Team 1, e quindi siamo primi in classifica, primi in campionato e primi in Champions, ma da Toselli, che cosa volete di più? La prossima partita sarà contro il Toro di Gaz, ma come al solito non la giochiamo oggi. Napoli, cosa fai? Mi superi? Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai canali dei Brilles e tutti i link ai miei social network, aggiungetemi dappertutto, soprattutto su Instagram, dove andiamo a salutare l'ultimo like, che è di... Mario Birsa 17. Ciao Mario, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto.